Bene, buonasera a tutti. Siamo arrivati al terzo appuntamento di Dicembre Letterario. Come diceva la precedente volta, ovvero 2 giorni fa praticamente, è il Dicembre Letterario dei giovani. E oggi ho veramente un piacere immenso ad avere qui una collega che è anche un'amica, che è Chiara Manca. Applauso. Sto scherzando. Applauso perché Chiara è una combattente, è una donna giovanissima e coraggiosa che sta inseguendo veramente un percorso e un sogno grandissimo, che è quello di lavorare con e per Maria. E io penso che Maria capiti un po' a caso nelle nostre vite, che quando la si incrocia, ahimè, non si può che rimanere folgorati. Chi ha avuto il piacere di conoscerla di persona, penso che entri talmente nella profondità dell'anima che lascia un segno indelebile. Lo ha lasciato sicuramente con tutto la sua arte. E oggi ne parleremo, ma non ne parleremo in maniera classica, anzi con Chiara ci siamo proprio dette: no schemi, nessun programma, giochiamo come faceva Maria. E coinvolgiamo le persone. Chiara oggi è la curatrice dell'archivio Maria Lai, nato proprio quest'anno, ma sapete bene, lavora lacrimente da tanto tanto tempo. Veramente con Maria stanno raggiungendo veramente il globo, in tutte le parti del mondo, da New York a Berlino, a Chicago, a Atene. Cassela, Venezia con la Biennale, dove Maria ha lasciato anche lì un segno veramente incredibile. Tutti parlano di Maria. Anche siamo circondati da Maria, perché vedete delle fotografie, delle grafiche che sono parte di un progetto dedicato a lei e alla sua ultima opera. Però io non mi voglio dilungare troppo. Lasciamo spazio all'arte. Prima però di cominciare, abbiamo un ospite molto molto gradito, che è il nostro sindaco, che per la prima volta ci raggiunge a uno degli appuntamenti del Dicembre Letterario, ed essendo pure una donna, è il club letterario di Jane Austen e al femminile, ha tutto il diritto di poter parlare. Marta, molto lieta. Chiara, dai, dai. Sì, discriminato. Guarda, quando gli impegni lo permettono, alla fine uno, salvo problemi di salute o altro, non potevo mancare. Stasera ci tenevo particolarmente. Tra l'altro, colgo l'occasione per ringraziarti per tutto quello che stai facendo, per il tuo Dicembre Letterario, per il nostro, i tuoi colleghi, il vostro, di tutti quanti. Poi diventa della nostra comunità, anche se qualcuno non riesce a percepire certi messaggi che stiamo con impegno cercando di lanciare. Quindi di donne combattenti ce ne sono molte, per fortuna ce ne sono molte. Tu sei una donna combattente, adesso sentiremo che pure Chiara sarà, che è una, anche lei una combattente. Quindi io non vorrei togliervi altro tempo, vorrei ascoltarvi stasera, quindi vi auguro un buon proseguimento e grazie di sì. Grazie mille. E oggi parlo poco di me, parliamo di te e di Maria. E la prima domanda che le faccio così è: come hai incontrato Maria e perché poi Maria è diventata anche un lavoro? Sì. Che poi è una passione. Esatto. Io stavo studiando già storia dell'arte. Il mio migliore amico ha fatto la tesi su Maria Lai. È un artista che secondo me è bravissimo, però non sa scrivere. Quindi mi ha dato la tesi in mano e mi ha detto: ti prego, correggimela. E quando poi è andato a portare la tesi a Maria, in realtà poi a Maria Sofia, perché nel frattempo Maria era scomparsa, mi ha chiesto: mi accompagni? E io gli ho detto: sì, andiamo. Ho parlato una mezz'oretta con la nipote di Maria e mi ha guardato in faccia e mi ha detto: hai voglia di lavorare con me? Quindi sì, nel senso, ci siamo lanciate. Io mi sono lanciata a lei forse di più,
che dopo 20 minuti le deve essere solo piaciuta la faccia. E... e abbiamo cominciato, quindi io ho iniziato la catalogazione, che è iniziata come la tesi di laurea e poi invece è diventata la mostra di Ricucire il mondo del 2014, quindi Cagliari Nuoro e Ulassai hanno preso dal mio lavoro per poter realizzare quella mostra e ho collaborato con tutti loro per tirar fuori dalle collezioni private, perché poi in realtà Maria non è nelle grandi collezioni, quindi non c'è da aspettarsi Maria, che ne so, in fondazioni importantissime o dai collezionisti migliori d'Italia. In realtà Maria ha lasciato delle opere pazzesche ai suoi amici e ai suoi familiari. E quindi tutto questo ha portato sì alla raccolta delle opere per poter realizzare le mostre, ma anche al fatto di entrare in contatto con tutte le persone che poi erano legate davvero a Maria e che mi hanno raccontato di lei, perché io non l'ho mai incontrata. Quindi tutto quello che so l'ho studiato sui libri, dove veramente di personale c'è poco, e poi me l'hanno raccontato i suoi amici e i suoi parenti. Da lì in poi è un passaparola, quindi ognuno mi presenta un'altra persona che ha altre opere e alla fine seguo il filo che mi porta a diverse persone o alle opere nuove o alla gestione di tutte queste opere in realtà, per poi preparare le mostre che ci sono. Quante ne hai catalogato sino ad oggi? 5.500, era molto prolifica. Pensate un po' al lavoro che ha fatto Chiara. In 4 anni, 5.500, sono in pausa in questo momento perché la gestione delle mostre non è esattamente facilissima, quindi magari sono, adesso sono diventate una decina al mese, una quindicina al mese, sono molto a rilento, però... Sei poi reduce dall'ultima che racconta a Firenze? Sì, abbiamo appena chiuso, per fortuna. La mostra con gli Uffizi per Palazzo Pitti, che in realtà diciamo che era, quando ci pensavamo all'inizio, uno dei grandi obiettivi era ovviamente quello. Non abbiamo lavorato però per arrivarci, nel senso che ci stavamo concentrando sugli Stati Uniti in questo momento e ci è arrivata l'email del direttore con la richiesta di una mostra e quindi ovviamente a pie pari ci siamo lanciate. È stato difficile ritirar fuori un certo tipo di opere, perché in questa occasione abbiamo deciso di mettere fuori un po' di inediti per far vedere una Maria diversa, non riproporre sempre le stesse mostre e quindi anche fare una nuova ricognizione per trovare opere nuove. Ci saranno dei telai che non sono mai stati visti, delle opere lo stesso degli anni 60 che non sono mai uscite, sono fisicamente uscite da una cantina, quindi sono passate per il restauratore e andranno direttamente lì. È stato un gran lavoro sostenuto da Elena Pontigia, che in realtà è la più grande storica dell'arte italiana, che ha deciso di fare un catalogo su Maria e poi si è fatta trasportare anche per gli Uffizi e quindi insomma sarà una cosa, è importante, questa è davvero la parte buona del nostro lavoro. A coinvolgervi però non sono, come vediamo, solo grandi musei o realtà che gestiscono una struttura culturale, ma sono anche gli editori. In questo sì. caso parliamo di Carlo Delfino, che vi ha contattato perché Maria Elvira Ciusa ha curato questa veramente splendida edizione dedicata tutta a Maria. E come dicevi tu, finalmente è anche un'edizione che ha la possibilità di raggiungere tutto il mondo, perché è in doppia lingua, quindi italiano e inglese, finalmente un'edizione che permette di far arrivare Maria veramente a tutti. Era un enorme limite non riuscire a comunicare. Io seguo le tesi di laurea, adesso ho 2 tesi a Cambridge, una in Spagna, una ad Oxford, e devo farmi le traduzioni tutte per mandare agli studenti il materiale da cui studiare. Invece finalmente io gli dico: devi ordinare da qui, ed è fatta, perché in realtà è un'ottima base da cui cominciare a avvicinarsi a Maria. Il grosso del lavoro che ha fatto la Ciusa è partendo dalla sua collezione, perché in realtà la collezione della Ciusa comprende quasi tutto
esatto l'arco temporale dove Maria ha prodotto, quindi si inizia, mancano gli anni 40, ma dagli anni 50 in avanti sono state legatissime, e soprattutto Maria era molto legata al padre della Ciusa, Mario Ciusa Romagna, che ha scritto diverse volte per lei e che, a cui lei ha dedicato delle opere, erano molto legati. E quindi lei l'ha sempre avuta in casa, e di conseguenza questo aiuta anche a fare un excursus generale su quella che è la produzione di Maria, e in più ha delle opere che sono obiettivamente pazzesche e che rendono, insomma, la figura di Maria le rendono veramente giustizia. Quindi anche partire da lì era molto facile, e Maria Elvira ha una penna sorprendente, perché riesce a rendere semplicissimo anche quello che semplice non era. Maria era molto complicata, e anche la poetica in alcuni casi sembra molto macchinosa, perché usava le parole molto attentamente, ma a volte i pensieri sembrano molto ingarbugliati. E invece quello che ha fatto Maria Elvira è quello di ristendere questo filo, di togliere questa specie di nodo, i garbugli, le cose, e rendere Maria davvero per tutti, che è importante, perché è così che arriva alle persone, se no rimane un'entità astratta e poi in realtà non si capisce quello che davvero voleva dire. Che cosa rappresenta Maria per te? Maria è un enorme colpo di fortuna della mia vita, ma è anche il senso di quello che sto facendo. In realtà, seguendo appunto la sua poetica, io ho imparato tantissimo, anche a ragionare su me stessa in un certo senso, cioè fino a dove mi posso spingere, e poi in realtà quello che lei ti dice è buttati sempre e comunque. Quindi anche quando in realtà io mi fermerei, credici, ai 30 anni, nel caso che ti metti a fare la gestione di una mostra agli Uffizi, invece poi ti rendi conto che il filo c'è, che le cose le puoi fare, quindi anche il fatto di buttarmi, poi se sbaglio non succede niente. Si impara, no? È la voglia. Con lei sì. Che vale un po' anche per te. Eh sì. Maria, Maria. Io però ho detto, oggi io non parlo, parla Chiara. Quando ho chiesto a Chiara come vogliamo impostare il tutto, non ci siamo dedicate a progetti molto complicati. E dicevo, giochiamo con le persone che sono qua presenti, e se tu sei d'accordo inizierai a giocare. Vai. Con le immagini, con quelle che hai scelto, che poi sono... Sì, si ritrovano tutte qua dentro, quindi quelle che vedremo le ritroverete anche qui. Allora, questa in realtà, ad esempio, è una prima immagine che, decontestualizzata, sembra una geografia, una di quelle opere di Maria pazzesche, anche di buone dimensioni. In realtà è il ricamo di un abito ed è orientativamente grande 10x10 di centimetri. In questo Maria un po' imbroglia, nel senso che noi vediamo spesso di stoffa delle opere di dimensioni notevoli, in realtà era bravissima a ricamare, ed è una cosa che poi lei rifà anche dopo. Quindi ad esempio sempre nel libro poi si trovano i vestiti ricamati, le salopette ricamate, le gonne, le borse, perché Maria era in realtà molto poetica, molto artistica, ma anche molto semplice. Quindi aveva una sua strana idea di moda e di quelle che fossero le tendenze, per cui reinterpretava e dava colore anche, cioè ci sono delle borse Valentino dove lei si è messa a ricamare le cose perché non andava bene, gliele ha rifatte. Quindi insomma era in questo un po' strana, però si lanciava molto per l'appunto, e anche questo è un po' un imbroglio in realtà da questo punto di vista. Il passaggio da questo a questo non è solo temporale, cioè nel senso che Maria in realtà è qui, è nelle donne che lavorano a schiena china, e contemporaneamente in un abito di seta, di cadì di seta ricamato argento per
una festa, questa mi pare che fosse alla Camera dei Deputati, dove aveva una presentazione lacciusa per l'appunto, e quindi gli ha fatto il vestitino, anche se in realtà poi quello che lei vedeva e quello a cui era davvero radicata erano queste donne qui. Poi la cestinaia, che in realtà questa è un'opera dispersa, che non sappiamo dove sia finita, ed era la cartolina per la fiera dell'artigianato negli anni 50, a cui lei, diciamo che qui è forse una delle prime volte dove Maria è davvero uscita come artista, cioè hanno davvero iniziato a dire ma forse è brava, facciamola lavorare. E quest'opera ha illustrato tutta la fiera dell'artigianato. Sigo. Vabbè, i libri di Maria sono come se fosse una sorta di argomento a parte, cioè probabilmente ognuno ha in testa un libro cucito diverso o un libro di ceramica diverso a cui si è legato. In realtà li faceva davvero di qualunque materiale, ci sono di carta, ci sono di pane, di ceramica e poi ovviamente i libri di stoffa. Se fosse il tuo? Se fosse il mio, a me piace molto il libro di pane. L'enciclopedia di pane, quella recente, quella di Documenta, quella della Biennale. Direi. Anche perché poi col cibo io sono molto legata, quindi al arte cibo. Cibo. Ma anche magari adesso soprattutto uno può iniziare a pensare che dalla cultura si mangia, anche, che non è solo uno strano pensiero. Lei c'era già arrivata molto molto prima, in realtà il suo primo libro di pane è del 78, quindi lei già quello stava pensando, nutrirsi di cultura, per lei era già importante da allora. Poi se mi chiedi quale libro cucito vorresti, mi ti ho distratto. Così, en passant? Eh sì, quello una sì. Gran storia. Eh sì, che poi è legato anche a Villa Cidro. Sì. Ed è sì, in pieno, è lui, è per lui, quindi sì. E questi sono... Puoi interrogare anche loro, eh? Mi lancio. ovviamente sì, dai, il tuo libro di Maria. Come il suo? Il mio distratto, cioè, paese d'ombre fino alla fine, sì, fino alla fine. Lanciati, ti interroghiamo. O gli facciamo alzare la mano? Fai domanda. Cosa ci leggete su questo libro? Questo è preso in questo libro, sì. Secondo me? Giuro no, è incollato, perché è un'assassina. Lei inizialmente li cuciva. No, ma non l'ho sentito anche io, che no, cosa è anche lì. Ah, è al contrario. Ah! Anche nel libro è stata fotografata un... È dritta. È dritta, è la sua mania di fare queste cose. Cioè, mentre inizialmente li cuciva fisicamente i libri, qua è cucito, ma il dorso è incollato. Quindi ha schiacciato le pagine e sembra sempre di leggerlo al rovescio. La scrittura in questo verso è... completamente casuale. No, lo sai che non posso farlo. L'ho lanciato. Grazie. Lo so. In realtà piano piano si impara. Dipende dagli anni. Quindi questo è assolutamente vero, perché vale. Ci sono dei periodi dove Maria cuciva in un certo modo e dei periodi dove cuciva in un altro modo. Se fossi un libro degli anni 2000 sarebbe scritto esattamente, cioè non all'araba, questo sembra arabo per come è montato, e in realtà negli anni 2000 ha ricominciato a scrivere dritto, negli anni 70 scriveva dritto, poi ha cambiato negli anni 80 e negli anni 90 ancora, quindi a seconda anche del tipo di stoffa. Questo oltretutto è con la garza e le ha dato un'infinita difficoltà per poi mantenere carta e garza senza che si aprisse la garza. Quindi sono cuciti in quel modo anche per semplificarli i lavori in questo caso. Oh, sì, molto bene.
che non so se ci arriva, altrimenti chiediamo. Ho visto quindi proprio il momento della, dello scatto, della fotografia dello scatto di tutto il libro di Maria. È stato anche quello un lavoro pittorico, il Giorgio ha preso un ottimo servizio. Ho il libro, ti ho fatto vedere anche la dedica, quindi se state facendo un referendum per sapere qual è il libro, è quello, però è anche molto bello tenendo per mano l'ombra o il sole. O tenendo per mano l'ombra o tenendo per mano il sole. Tenendo per mano il sole. Sì. Un'altra cosa ci ho fatto, non so se ce l'avete o comunque se fa parte di quel periodo, lei fece tanti anni fa, la prima volta che la incontrai mentalmente, il manifesto per una biennale di Venezia, dove quel manifesto è bellissimo perché era proprio sul linguaggio e quindi lei per la prima volta credo usò i fili proprio come la parola, il linguaggio. Quel manifesto è bellissimo, lo avevo visto, sto facendo un metodo locale per sapere dove è andata a finire. Comunque effettivamente era un manifesto bellissimo che è proprio la comunicazione, che credo che fosse una delle cose più importanti per lei, soprattutto la comunicazione, è riuscire a trasmettere l'arte, il concetto dell'arte, in modo tale che tutti quanti potessero capirlo. Posso aggiungere qualcosa? Penso che si senta. Penso che tutti sappiano che aveva una grande consuetudine con Beppe De Sica, che abitavano nello stesso palazzo a Roma, quindi era un'amicizia pluridecennale, ma avevano un legame fortissimo, quindi erano a loro modo due artisti gemellati. Di fronte a un libro molto simile a questo, ho capito esattamente quello che stava dicendo Susanna, perché di fronte a un artista, ero a casa di un artista di fama internazionale che ha un libro cucito, ha più di 90 anni, io ero molto intimidita da questa persona, lui mi mette il libro in mano e io già non tocco mai le opere, quindi sono rimasta un attimino sconvolta, mi mette il libro in mano e mi fa leggimelo. Ed è esattamente quello che stavi dicendo, cioè lui mi stava dicendo raccontami la tua storia, dimmi di te. E io invece sono rimasta lì paralizzata e l'ho detto, oddio, cosa devo leggere? Che cosa c'è scritto? Cercando di decifrare questa finta scrittura, perché ero appena all'inizio, ero proprio molto spaesata. E in realtà quello che mi stava dicendo lui è, sei appena entrata in casa mia, non ci conosciamo, dimmi qualcosa di te. Avrebbe fatto anche Maria. Sì. E quindi è esattamente quello. E anche il fatto che ognuno qui davvero può leggere la sua storia. Ed è questo che ha reso dal 78 in poi, quando lei ha iniziato a scrivere con questa finta scrittura, il linguaggio di Maria universale, perché proprio a quella Biennale di Venezia nel 78, anche con quel manifesto, con quel libro, lei lì ha sbaragliato insomma tutto quello che c'era prima. Nonostante anche la sua maestra, Mirella Bentivoglio, facesse una sorta di finta scrittura molto diversa da questa, e quindi aveva una teoria concettuale abbastanza simile, Maria poi l'ha davvero resa libro e quindi ha davvero spiazzato tutti proprio con quell'opera, perché è da lì che sono cambiate le cose, è da quella biennale che sono cambiate le cose, con quell'opera là. Vuoi che regga questo? Sì. Adesso, queste parlamene tu, Chiuliana, sei così. E poi venire a scuola. O un'altra Iana. Considerate che qui una Iana c'è. Dai. Come il dio distratto. Come il dio distratto. Come preferisci? Come ti senti tu?
libro delle Llanas. Il racconto è molto simile a quello del Dio distratto, nel senso che la fiaba alla fine è quella. Cioè Maria parla di queste piccole donne che in questo caso sono all'aperto, quindi nel bosco, si stanno incontrando, diventeranno un gruppo, quindi le piccole Llanas, come se fossero un piccolo alveare di piccole api operaie, e iniziano a creare. Che è un po' quello che succede anche qua. Lo so. Io sapevo che saremmo arrivati a questo punto, sinceramente, un pochino lo immaginavo. Non ho mai avuto difficoltà a parlare davanti alle persone, assolutamente, anzi, voglio dire, è una cosa che anche mi piace, e come possiamo. Bisogna appiccicarlo come canta. Era spento. In questo caso invece mi sento fortemente emozionata, perciò se puoi dire troverete delle disconnessioni, sappiate che è dovuta a questo, perché in realtà è la prima volta che io parlo e porto, puoi dire, in pubblico la mia esperienza con Maria. È un percorso mio che sto facendo. E a Giulietta ho detto, mi pare che sia il momento di, come dire, condividere questa cosa pubblicamente. Perché incontro Maria nel 2005. Non entro nei particolari personali, perché questa è una cosa che non farò mai assolutamente. Parlerò solamente dal punto di vista prettamente artistico e anche tecnico. Incontro Maria nel 2005 al Museo di Agius, la raggiungo, mi faccio passare una macchina, era un periodo che non stavo per nulla bene, vivevo in Trentino, oltretutto in Sardegna, prendo questa macchina e vado al Museo di Agius, perché sapevo che c'era una sua persona. La incontro perché il mio intento era consegnare tre figli tinti con le erbe. La incontro seduta nel carro del giardino e vedo questi tre figli. Questo è stato il mio incontro con Maria, qui non ci sento proprio nulla. Non ho voluto assolutamente invaderla, assolutamente, per me era importante incontrarla in quel momento. Poi io riparto in Trentino. Forse neanche un mese dopo ricevo questa telefonata sul telefono fisso. Ed era Maria che mi cercava. Poi vengo a sapere da mia madre che lì ha chiamato mezzo di lacitro per sapere dove abitava Ursula Veronica. Non Usura, Ursula. Chiaramente la mia amica mi passa il telefono e mi dice c'è Maria, lei al telefono. Io di Maria praticamente da sopra conoscevo davvero pochissimo, perché era un periodo che cercavo me stessa, non avevo il tempo per nessun altro. Chiaramente come rispondo al telefono, sento la sua voce, la conosco, chiaramente mi ci dà una sindrome, perché essere cercato in una valle spirituale del Trentino da Maria Laia, al telefono fisso oltretutto. Diciamo che se ero scompensata, mi trovo, ovviamente scompensata. Okay. Mi chiede di interpretare sette delle sue opere. Io senza alcun problema compro un biglietto su internet e scendo di nuovo in Sardegna, la raggiungo a Cartiglio, dove passiamo delle giornate assurde insieme, perché io evidentemente non sapevo di quello che stava succedendo, e mi chiede di interpretare queste sette opere proprio sul distratto. Ha uno studio comparato tra le sue opere, il Dio distratto e il libro cucito, e la leggenda di Sempre Spalter, poi il Dio distratto, la sua opera. E così comincia questo lavoro, che mi divido tra la Sardegna e il Trentino, viaggio sempre con questi pezzetti, con questi tessuti, faccio un po' qua, un po' là, un po' come se era un po' una manifestazione di non essere, un po' là, un po' qua, e li ho realizzati in questa maniera. Quando le opere sono pronte, raggiungo di nuovo Maria Cardedu, viene in macchina con me al mio centro, la prima volta che lei arriva nella mia casa, e passiamo giorni insieme, e lei critica, boccia alcune delle mie opere, o meglio, alcune parti delle mie opere. Chiaramente era una grande studentrice, poi alla fine era molto sottile in questo. Io mi arrabbiavo, dicevo, cosa? Per me è stato un lavoro allucinante, eppure lei prende molto semplicemente un pennarello indelebile e cancella.
un po', diciamo, vabbè. In parte Maria, mia, la mia compagna, torna di nuovo nel mio laboratorio della Cidro, rifaccio quelle scritte perché secondo me ci dovevano essere. Poi ho detto, vabbè, se non si sa fare, pazienza. Ma non c'era quello che voleva. Voleva che io rifacessi quelle scritte perché stava testando la mia, il mio rigore. Ed è quello che mi è rimasto di Maria, il rigore. Una delle tante cose di rigore, fondamentale. Poi niente, presentiamo queste opere al Tribunale Canario, dove l'anno che gli hanno concesso, gli hanno fatto il premio della carriera, che mi pare che fosse l'anno prima del centenario, se non sbaglio. Ed è la prima volta che ci hanno visto insieme, anche se né io né lei volevamo assolutamente questa cosa di diventasse pubblica, infatti ma eravamo sempre allo scatto, quindi assolutamente non volevamo andare alle cene, non volevamo partecipare alle cose mondiali, eccetera. Abbiamo avuto una relazione artistica molto intima, perché lei ha capito che è direttamente che ho bisogno di questa, che stiamo lavorando su mettino. La cosa che mi ha insegnato Maria, che è una cosa che già sentivo, una cosa che riconfermo tuttora e credo che sia assolutamente la cosa vera, è che Maria non lasciava spazio all'emozione. Una volta quando tornai di nuovo a Cardedo, perché poi la raggiunsi altre volte, avevamo solo avuto un telefonico, perché poi la nostra è una relazione segreta tra marito, moglie e l'amante, quasi, perché per vari motivi veniva ostacolato, soprattutto da parte sua questo rapporto. Quando mi vedo a distanza di tempo, gli dico, Maria, che emozione di incontrarti. Vieni, poi lui mi fa, Ursula, non c'è tempo per emozioni. E io, vabbè, rigore. E di questo, che mi significa, di quello che io porto avanti anche nella mia opera, che l'artista davvero non sa nulla. La parte umana non esiste, non può esistere. È molto semplice. Perché se subentra l'emozione umana, hai un distacco netto con la visione dell'immaginario, che è poi il canale che ti porta a creare, a canalizzare quel pensiero, quell'idea, quel sogno, e che ti porta a realizzare davvero un'opera d'arte. Perché come diceva Maria, mi ha fatto tantissime cose, ma poche opere d'arte ho fatto. Ed è vero, perché poi la sua umiltà era... E quello che posso dire riguardo a Regione senza perdere un'altra cosa, una volta che era a casa, si erano seduti in giardino e io ero in un momento veramente sconvolto della mia esistenza, che non sapevo molto che sia per me così. E chiedo a Maria qual è la strada e lei mi dice quanto posso rispondere? Che ne so, non so qual è la mia, non posso sapere qual è la tua, mi danno la sua opera. E io ho detto, non c'è un problema, che per me è la mia preghiera quotidiana, quando vi è una difficoltà di dialogo tra quell'immaginario creativo e la vita reale, allora mi ripeto, c'è un problema, lascio completamente andare, quello fai di me ciò che vuoi, in sintesi. Eravamo seduti nel mio giardino e mi dice, tu cosa vuoi fare da grande? Allora nel 2005 facevo un po' di male, un po' più che tre anni. Io non so come ho fatto a partire, era chiaramente una visione, perché molti momenti passati con lei erano momenti visionari e basta, non c'era più spazio per noi, perché quasi neanche mangiavamo, non era importante. Io guarda che ho detto, io voglio una scuola, io voglio insegnare. Questo è quello che io vorrei fare. Questa è la distanza di tempo che mi sono resa conto e mi sono ricordata di quello che disse Maria. E ho aperto la scuola. Apro la scuola, mi ricordo giù di qualche anno, non so forse se lo ricordo. Dieci anni dopo, sì, 8 anni dopo, apro la scuola e mi ricordo di questo particolare. Dove adesso le allievi che frequentano la scuola sono tutte donne che hanno, sono visionarie chiaramente, e parliamo di donne soffrenti mentali, e quindi vengono definite da un po' contro la differenza, sono visionarie, e sono tutte districi.
davvero essere artista di ciò che io ho digerito da parte di Maria, chiaramente Maria mi ha dato una direzione. Lui parlava di direzione, di traduttori, di produzione, ecco, questa era è quello che riuscì a tirarmi fuori, questo progetto delle cuore della Raffolle che esiste ed è chiaramente anche grazie alla sua fecondazione, anche perché è uno dei monti delle cuore per tutto ciò che non so, senza soprattutto l'abito psichiatrico, cioè è perfetto. Grazie. Posso dire una cosa sulle Janas? No, io senza microfono. Vai, scrivi. Intanto Janas si è e non si diventa, anche se le api diventano Janas. Però avevano dentro di sé avevano la geometria. Quindi in realtà erano già Janas e il dio con il suo tocco magico gli ha solo dato quel valore aggiunto in più. E poi un giorno a casa di Maria Sofia è nata la discussione sulla forma che Maria dà anche agli esseri umani, non solo le Janas, che per me sono delle entità e sono a forma di rettangolo. E ho detto, ma perché questa forma geometrica? Perché poi vabbè, nel mio cercare ho visto anche dei video e ho ascoltato Maria che un po' spiegava. Per lei la forma perfetta era questa. Perché Jana è anche una Janna, che è una porta. E la Jana è quel varco che ci permette di attraversare uno spazio che ci porta dalla Terra a quella bellezza che è l'infinito. E chissà che cosa c'è tra la Terra e l'infinito, che cosa c'è in quell'intermezzo. La fantasia. La creatività. È tutto, magari tutto quello che si vuole essere, esatto, la vita. Decisamente sì. E quindi Janas sempre, per me rappresentano... E ci gioco molto su queste figure, fanno parte molto del mio lavoro. Quindi quelle porte sono sempre aperte e spero sempre di attraversarle, di giocare con questo che con l'altro progetto stai facendo, perché quel portale e quella geografia che ci sono al muro sono questi. Che è l'ultima opera pubblica di Maria, in realtà quella porta è proprio quello che c'è fra gli uomini e le donne, in realtà in questo caso, che vivono nelle storie della Deledda, che sono in realtà l'immagine di tutti gli uomini e le donne di quel periodo, sempre più le donne, che attraverso quel portale arrivano all'enorme geografia, che in realtà è l'universo e dell'infinito, che è anche un po' il percorso che lì ha fatto la Deledda, che lì siamo un passo dalle spoglie della Deledda, quindi è dove ha lasciato la parte umana e terrena ed è andata verso l'infinito, ed è un po' quello che stava per succedere a lei, perché in realtà quest'opera è un'incompiuta, lei non è riuscita a vederla finita. E non è stata terminata perché è proprio l'ultimo suo passaggio. E anche il titolo, diciamo, che in questo caso è stato abbastanza ben scelto, insomma, comunque le parole erano accurate, perché andando via è davvero quello che dice l'opera che lei ha fatto poi. Visto che sei lanciata in tutto ciò. Vabbè, le fiabe, sì. Non l'ha nominata nessuno, ma Maria Pietra è una gran storia, che in realtà non è di Maria, non è un'idea originale di Maria, ma era come per il dio distratto, Dessì, in questo caso era Salvatore Camboso, che era un altro letterato a cui Maria era veramente legato. Questa storia è tristissima, io la salterei a prescindere.
lo sai che i bambini la vivono con molta serenità, perché Maria poi, tra virgolette, muore nella storia. Sì, si fa pietra. Quindi. Si fa pietra, però continua a esserci. Sì. I bambini, infatti, quando glielo spiego che Maria, insomma, dona la sua vita, ma in qualche modo rimane, perché poi le pietre resistono al più tempo. Più resistenti delle pietre. Esatto, più resistenti delle pietre, quindi i bambini... Sono anche incuriositi. Sono anche incuriositi. No, ci credo. Posso anche dire sì. Questo è a proposito soltanto di Grazia Deledda, che oggi ricorre il necessario, e quindi anche noi il centenario, sì, il centenario del premio Nobel, e quindi anche Google. No, 90 anni, dedicato, i 90 anni, scusami, sì. E anche Google gli ha dedicato la. Il doodle di Google, quindi decisamente continua a rimanere l'unica donna che ha vinto il nome in Italia. Mi pare che abbiano, oltretutto, sono sì, per anni c'è stato un che è un po' una curiosità di quella che sia la pillola di Maria, c'è stato un fraintendimento per cui sembrava che fossero nate entrambe il 27 di settembre. In realtà poi hanno fatto delle ricerche molto più approfondite sulla Deledda, dove in quel caso le date sono un po' follia quasi in tutta la vita della Deledda, cioè poi le riconfermano, le cambiano, adesso con gli ultimi studi sono arrivate e in realtà è nata il 28 la Deledda, però per anni si è pensato che fossero anche nate lo stesso giorno, ovviamente a distanza di anni, però che fossero nate lo stesso giorno, poi è uscito corretto. Però sì, creare la coincidenza. Sì, che sembravano proprio molto. Però alla fine siamo là. Questo è un altro libro cucito. Il principio è sempre quello. Questo è molto carico in realtà. Sembra un'enciclopedia. Quando questo libro è chiuso è alto forse 7 cm, è un mostro. Quindi c'è veramente tanto da leggere in questo libro. Però è un bel pezzo. Vabbè, il pane per l'appunto. Quindi il bambino di pane è legato al libro di Maria Pietra, appunto, al racconto di Cambogu. Questi piccoli putti che poi nel 77 hanno fatto la differenza per Maria, perché lei ha preparato una mostra tutta di pani nel 77 e l'ha presentata con Mirella Bentivoglio, che in quel momento faceva quello, lavorava lo stesso sul pane. Ed è stata la Bentivoglio a portarla alla Biennale di Venezia. Quindi diciamo che è qua che è iniziato il vero cambiamento di Maria a livello artistico e pubblico, più che altro. Perché poi in realtà la sperimentazione dei materiali lei l'ha sempre avuta. Però il fatto che un artista che comunque stava per approdare alla Biennale di Venezia si mettesse a lavorare il pane come le artigiane che ci sono a Ulassai o a Cardedu, era una cosa abbastanza strana, che è una cosa che poi in realtà lei ha continuato a fare anche dopo, perché anche nell'81 c'erano i pani che legavano il nastro che ha legato tutto il paese alla montagna, e poi ha continuato a fare questi piccoli dei tristissimi cimiteri di bambini, pensando ad una sua amica che in quell'anno ha perso un bambino, e quindi tutte quelle opere sono in realtà dedicate a lei, oppure appunto dandosi ai libri, al famoso libro Alfa. E poi appunto sì, Ulassai, cioè quando è cambiato realmente tutto. Vuole far parlare me? Franza, avete mai sentito parlare di questa operazione pubblica di Land Art di Maria? Legarsi alla montagna. La prima in Italia. La prima in Italia. Esattamente nel 1981. 81. È stata anche ripresa dalla Rai, o sbaglio? È stato un documentario. No, il documentario è di Tonino Casula, che era un artista veramente geniale, che in tutti gli anni 70 e 80 ha passato le sue giornate a riprendere qualunque cosa.
cioè un archivio mostruoso dove lui andava a intervistare chiunque, ma anche il panettiere davvero, cioè cosa fai tutto il giorno, raccontami un po'. E lui ha passato anni a riprendere qualunque cosa, erano molto legati, si volevano decisamente bene, in più si sono trovati perché più o meno il movimento artistico a Cagliari era un gruppetto e si conoscevano tutti fra di loro. Casula era forse quello un po' più visionario fra tutti, anche per il tipo di opere che realizzava, quindi si sono trovati moltissimo, e per una cosa così fuori dal comune si è chiamata lui, perché voleva l'amico che avrebbe capito come riprendere e cosa riprendere, e ha realizzato il documentario, se no ad oggi non ci sarebbe davvero nulla. Questo documentario è la cosa che viaggia in assoluto di più su Maria, che piace di più, che coinvolge di più, è proprio la base. Non c'è una mostra dove non ci sia questo documentario. Io non so se tutti hanno mai visto questo documentario, lo dobbiamo raccontare perché non vorrei che poi noi la conosciamo, sì, e quindi diamo per scontato tanto. Sono 10 minuti. Questa operazione è stata una decisione di Maria di fare pace con la montagna, perché in qualche modo la montagna, la natura un po' si era abbattuta in maniera molto rovinosa sul paese di Ulassai, e allora con un semplice, vedete, materiale di jeans, sì, che lei ridusse in una sorta di nastro di un paio di centimetri, che ancora conserva, qualcuno ne conserva qualche pezzetto, possiamo dire anche no. Chi? Così ma tu tira sì. Vabbè dai, la cooperativa tessile su marmori ne conserva un pochino, un po', come, sì, come se fosse il sacro, il cimelio. Il vaso andava, no, sì, esatto, andava portato in sacco. E quindi decise di, letteralmente, lo fece davvero, legare la montagna al paese e legare anche il paese. E legare il paese, ogni casa era legata in una maniera diversa, ovvero tra le famiglie dove c'era un rapporto meraviglioso e sereno, addirittura c'era anche il pane, esatto, legato con un nodo. Sì. Se tra famiglie invece non c'era un buon rapporto, il nodo morto, cioè quello proprio due nodi uno dietro l'altro. Esisteva anche un terzo nodo, che era quello forse della speranza di esatto, poter riconciliare. Di riconciliazione, quindi una specie di fiocchetto senza il pane, praticamente. E per fare questo, non è che chiamò altri artisti, suoi colleghi, coinvolse tutto il paese. E forse è questa la bellezza di Maria. Lei non aveva bisogno di nomi altisonanti per... No, voleva esattamente le persone comuni, le persone che abitavano il suo stesso paese. Vedete la donna che lì è impegnata esattamente a fare quello di cui stavamo parlando, e far giocare le persone con l'arte, fargliela vivere direttamente, non insegnargliela, non calarla dall'alto. E questa operazione forse rimane veramente una delle più interessanti dal punto di vista artistico a livello regionale, ma anche a livello nazionale, stavamo dicendo. Sì. Anche se devo dire che c'è stato anche Nivola, che aveva fatto una simpatica esposizione di opere tra le vie del paese, e tutti rimasero a bocca aperta. Però la cosa interessante è la reazione che le persone hanno avuto, perché era quello che lui voleva, che le persone si avvicinassero e vedessero che cos'è un'opera d'arte, non una fotografia, non un'immagine, ma esattamente vederla a tutto tondo, sì, fisicamente. Io penso che proprio questo tipo di approccio sia straordinario, poi così sperimentale, innovativo, che lascia lo stupore negli occhi delle persone, e poi allo stesso tempo sei tu protagonista di quell'opera. Io penso che lì si tocchi veramente l'apice della bellezza. Sì, precisamente sì, anche perché in origine le avevano chiesto fai un monumento ai caduti, quindi per l'appunto fammi una statua. E invece lei ha fatto, come diceva lei, il monumento ai viventi.
quindi ha tirato fuori tutti da casa, dai bambini alle signore di qualunque età, e li ha messi a fare, a trascinare, a spezzare questo nastro, a farlo diventare un nastro, perché erano delle pezze di stoffa grosse come quelle che si comprano in sartoria, e quindi l'hanno tutti strappato e poi tutti in strada per le gare, e gli alpinisti che poi l'hanno portato fino su, ovviamente, perché, però sì, credo che lì in realtà abbiano iniziato anche in paese a capire quale potesse essere l'entità del lavoro che stava facendo, perché anche coinvolgere sembra facile, ma le persone di un paesino, tirarle fuori di casa non è sempre semplice, in più sempre immaginandosi una persona vestita strana, con molto colorata, molto piccoletta, timidissima, però che li ha fatti diventare tutti un pezzettino di un'opera d'arte, e quindi tutti arte, che è quello, insomma, è l'infinita differenza fra appunto una statua o questo. A proposito di Ulasse, che rapporto aveva col suo paese natale, Maria? Maria era legata ad Ulassai proprio come paese natale, poi realmente lei praticamente non ci ha mai vissuto, non è mai stata ad Ulassai, è partita che aveva 3 anni per andare a vivere a Cardedu dagli zii, e dopodiché è partita a Roma, dopodiché è stata a Venezia, dopodiché a Cagliari, però poi in realtà nel suo paese di origine non ha più avuto la casa e tornava, perché saliva in macchina, saliva a Ulassai con la sua macchina, però poi di base non stava là, è davvero solo il paese natale, perché poi in realtà Maria la maggior parte della sua vita l'ha passata a Roma, e la sua città era Roma, dove lei ha creato, dove lei si è fatta anche contaminare dagli altri artisti. La sua città è Roma, è diventata artista a Venezia con Arturo Martini, ma poi tutta la sua sperimentazione è romana, è assolutamente romana. E i ritorni erano a Cagliari, dove c'erano i suoi amici, dove c'erano le persone a cui era legata, o a Cardedu. Però ovviamente, certo, le radici sono importanti, tanto che alla fine della sua vita ha deciso, comunque insomma, quando aveva 80 anni circa, ha deciso di lasciare ad Ulassai e al comune di Ulassai 150 delle sue migliori opere, perché potessero farle diventare un museo, e ha comunque negli anni è tornata ad Ulassai nell'82 con l'intervento sul lavatoio comunale, e poi di nuovo per le capre cucite sul muro di contenimento, quindi lei tornava periodicamente per fare degli interventi ambientali, per dare una via d'uscita a un paese che era davvero arroccato nella punta del monte, e da lì non arrivava nessuno su e non scendeva nessuno giù, e quindi ha dato un'enorme opportunità a un paesino che sennò probabilmente sarebbe davvero un puntino sulle carte geografiche. Ma è la verità, che è più conosciuta a Roma che a Sardegna. Ma infinitamente. Sembra una storia già sentita qua. Però sì. A proposito di Grazia. A proposito di Grazia. Hanno cambiato aria tutti e due. Molte donne state fuori. Che non qua. Quindi lei ha cercato in tutti i modi, tanto che in realtà Maria ha portato a Ulassai Guido Strazza, che è il più grande incisore italiano che esista, è ancora vivo, e Veronesi, che era lo stesso un artista pazzesco, e Ettore Consolazione, che fra i due tacchi d'ogliastra ha montato fisicamente una vela di stoffa che come passava il vento si gonfiava, cioè è una cosa pazzesca anche solo pensare che c'era Ettore Consolazione a Ulassai, o Tommaso Binga, che in realtà si chiama Bianca Menna, è la moglie di Filiberto Menna, che ha fatto una performance ad Ulassai, dopodiché lei ha fatto performance in tutto il mondo, e a Ulassai si è spogliata, quindi lei recita poesie e fa delle performance abbastanza particolari, e lei a Ulassai nell'82
2 più o meno, si è messa su un palco a recitare poesie, non se la filava nessuno, era una gran bella donna da giovane, e ha iniziato a spogliarsi, la gente così, e hanno ascoltato 1 ora e mezza di poesie recitate una dietro l'altra, perché lei ha trovato il meccanismo giusto per coinvolgerli. E poi ovviamente Nivola, nel senso che comunque era molto conosciuto negli Stati Uniti. Nivola è in realtà una delle immagini dell'italiano New York, è lui, e l'ha portato a Ulassai per fare un intervento sul lavatoio comunale. Quindi, insomma, è una, ad esempio lui, che è proprio una delle figure più legate all'idea di l'artista maledetto, legato alla vicenda di Pollock, per cui il grande artista che insomma era un artista davvero importante è morto uscendo da casa di Nivola. L'incidente in macchina che ha ucciso Pollock era perché erano tutti e due in festa a casa di Nivola, e quindi insomma c'è questa immagine dell'artista maledetto che poi in realtà va a Ulassai e gli fa il lavoro sul lavatoio comunale per le donne di Ulassai. Quindi insomma, a Cardedu c'è una fontana sonora di Nivola a casa di Marino, assolutamente sì, perché erano davvero molto legati. È rimasto secondo me molto leggenda in realtà, che però lei non andava non da lui andava a New York, lei, no? La domanda alla fine viene solo presa, c'è andata a New York? Assolutamente no, si scambiavano le lettere, si scrivevano tantissimo, ma lei non viaggiava fino a là, aspettava che lui tornasse. Lui rientrava molto spesso, perché comunque era molto legato alla sua terra, e anche lui ha lavorato sul territorio, quindi insomma no, lo faceva tornare e si scrivevano in continuo. Anche perché probabilmente se lei fosse riuscita a fare quel salto, allora parleremo di un altro tipo d'artista. Se si fosse accompagnata a Nivola negli Stati Uniti negli anni 70 e 80, avrebbe fatto davvero di ogni. Oh. Sì. Di ogni. No, infatti non so bene così, ha prodotto così. Poi ce la stiamo portando adesso, quindi ci arriva. Piano piano si arriva nel modo giusto, però sì, questa è per l'appunto Nivola. Lei ha fatto una serie di opere, che in realtà queste sono delle mattonelle che misurano 40x30 più o meno, forse un po' di meno, che compongono muri, e questi muri sono tutti dedicati a Nivola. Anche il tipo di materiale che ha utilizzato, il cemento, è molto riconducibile a lui, ed era proprio l'omaggio che Maria, quando è morto Nivola, ha deciso di fargli. E quindi costruire muri e renderlo, come dicevi prima, per le pietre, una cosa infinita, duratura, ed era questa la sua idea. Anche se all'interno c'è la ceramica, che è fragile, è comunque protetta dal cemento, che è quello che resiste, e anche se arrivano i muschi, arrivano i licheni, comunque lui non cede e protegge anche la delicatezza della ceramica. L'amicizia. Esatto. Esatto, quindi è proprio la sua dedica a lui. Questa è un'altra cosa ancora che è molto particolare, e in realtà lo sanno in pochi, che Maria era molto legata a Marisa Salmia, la cantante. Questo è il cofanetto del CD di Marisa Salmia. Vederle assieme era, ho visto le fotografie, quasi comico. Cioè, la Salmia da ex sportiva, 2 metri di donna, e Maria, uno scriccioletto a fianco, credo, tutta la Salmia era bellissima. Quindi fanno un po' l'effetto dell'articolo Il, però ci si rende anche conto di dove, cioè lei poteva arrivare davvero dovunque, quindi anche il fatto di legarsi a una musicista, di diventare davvero molto amica di una musicista,
in realtà sono tanti musicisti importanti nella sua vita, è perché per Maria era molto importante la musica come ovviamente il ritmo. Quindi se si parte dall'origine con Cambosu, poi in realtà si arriva agli anni 70 con la Sannia che va a Sanremo praticamente. Quindi cosa c'è 60 scritto? Anche. Anni in ora, no? No. Io non leggo sì, più. Sì, io sono senza occhiali, è il testo, c'è scritto il testo di una delle canzoni del CD, che è una Ninna Nanna. Allora sì. Però non pretendere, no, forse no. Da qua. Quindi sì, ha riscritto il testo e poi il cofanetto gliel'ha tutto cucito e c'era una piccola edizione, non erano molti, dell'indisso con, di allora con il CD e l'intervento. Questo è uno sfocatissimo legarsi alla montagna, di nuovo. Questa è la parte un po' più didattica, diciamo, di Maria. Come frase sembra assurda, nel senso collegarla a lei, a me l'arte non interessa. In realtà questa carta è una carta da gioco ed è parte di i quattro mazzi sull'arte che ha preparato Maria, in italiano e in inglese, perché le ho trovate anche in inglese, ancora non sono state stampate. Sì, quindi era già avanti, lei già traduceva. E in realtà in questo mazzo in questi quattro mazzi di carte con cui si può giocare ci sono delle frasi che sembrano e che sono dei luoghi comuni a cui poi lei dà delle risposte. E cioè, quindi, se a me l'arte non interessa, è perché non la capisci, è perché non hai voglia di studiare, non, l'arte contemporanea è più difficile da capire dell'arte moderna, e quindi dà delle varie opzioni a quelle che sono poi le domande o in questo caso i luoghi comuni sull'arte. E ovviamente poi il reale pensiero non era questo. Questa è la carta più famosa perché è stata la locandina di una mostra a Roma, allo studio Stefania Miscetti, quando ha presentato questo gioco delle carte allora, ed è rimasta come una delle frasi, secondo me, meno capite di Maria, perché in realtà vuol dire esattamente il contrario di quello che c'è scritto. E invece spesso me la usano ad esempio come a dire: ma se non interessava a lei, come può interessare a me? No. Quindi dipende anche un po' da come le persone le percepiscono. Per carità, era fatto anche per questo, proprio per questo, però è una delle opere che in generale mi ha messo più in difficoltà, perché poi ogni volta devo rispiegare, ma anche agli studenti, anche agli studenti universitari che non si aprono il gioco delle carte, e quindi si lanciano in interpretazioni difficili. Quindi, se volete, il gioco delle carte è difficilissimo trovabile, ma ci stiamo lavorando. Quindi in realtà, soprattutto per le cose più didattiche di Maria, a breve ci saranno, insomma, delle riedizioni che sono assolutamente necessarie, perché non si trova più niente. A proposito di didattica, che rapporto aveva con i bambini Maria? Era in paradiso con i bambini. Se si trattava di giocare con i bambini, sì, averne i suoi, no? No. Bene, gli altri. Un magnetismo particolare. Io ricordo che tutta casa nostra, noi eravamo dei nanetti, non so che trattenne, ma allora eravamo 5, ci ha messo in fila, in 10 minuti ha fatto il ritratto a tutti, ma noi tutti zitti, forse non siamo mai stati così fermi, e aveva una forma di magnetismo, cioè i bambini percepivano che di fronte avevano un artista, secondo me. Io mi ricordo, se posso raccontare un altro aneddoto, perché certo, è tipico della tua personalità. Io ricordo una zia che fa delle ceramiche, Maria Crespellani, che ha sempre avuto una forma di adorazione per Maria, e quindi gli ha chiesto un parere su una sua opera, dove se ne fosse un presepio. Maria è venuta, tornando al discorso della, senza nessun sentimento, proprio guardò bene l'opera, poi guardò tutte le figure umane e staccò a tutte le braccine, a tutte, dalla prima all'ultima. No. Però l'opera successiva mia zia la fece senza braccia. Senza braccia. Questo per dire,
effettivamente, e aveva il senso artistico anche per conto terzi, cioè capiva dove poteva migliorare, però senza migliorare. Però a tradimento. Anche perché i presepi di Maria Crespellani sono di una delicatezza e di una grazia infinita, sono dei personaggi che saranno grandi 3 centimetri e staccare le braccine, non lo so, bisogna davvero essere freddi perché fanno tenerezza a guardarli, cioè, in effetti sì, e poi comunque erano amiche da sempre, nel senso che Maria Lai e Maria Crespellani sono andate insieme a studiare da Francesco Ciusa, quindi nel senso si sono conosciute veramente che erano giovanissime tutte e due, hanno avuto lui come primo maestro, perché in realtà il primo vero maestro di Maria Lai di scultura è stato Francesco Ciusa ed è stata Maria Crespellani a portarla lì, quindi insomma erano due giovanissime studentesse da Ciusa. Quindi sì, mi immagino che l'abbia fatto anche senza più mille, si conoscevano da una vita, che sarà. Questo è un autoritratto, in realtà è riconoscibile perché si faceva spettinata, quindi se normalmente gli spiritelli sono un quadrato e sono tutti uguali, quando hanno il ciuffo dritto è il suo autoritratto, perché lei si faceva così nonostante avesse esatto un caschetto che neanche la Caselli, però scusa, sì. Dovrei correggerti su una cosa, non era attaccata al suo paese, era attaccatissima alle tradizioni, molto, quello basse, moltissimo, tutte, e alla manualità di tutti i parenti, uomini e donne soprattutto, sì. E lei aveva una forma di, ma anche nell'ultimo periodo passato a Cardello, lei con sua sorella Giuliana, con la nipote, ma faceva delle opere manuali che sono un incanto. Pazzesco. A parte la colorazione, perché aveva un gusto cromatico incredibile, ma anche la difficoltà di certi lavori, avrei visto i porta occhiali. Giuliana aveva poi una mano pazzesca. Ma Maria aveva una sorta di ammirazione verso tutte le piccole artisticità, diciamo, delle persone anche umili, la manualità di queste persone. Questa l'ha conservata sempre fino alla fine. Molto, tanto che nelle sue ultime opere, dal 2010 in avanti, usava le tessiture di su marmuri e gliele chiedeva apposta per inserire nelle opere, quindi le opere con la capretta, in realtà poi ovviamente erano tessiture di su marmuri, e lei ci teneva talmente tanto a questa cosa che prima di tutto gli ha donato il disegno, quindi li ha messe nelle condizioni di avere comunque sicuramente sempre una rendita, perché sapeva che usando quel disegno avrebbero continuato a produrre e la gente avrebbe continuato a comprarle, e soprattutto gliele pagava, cioè non è mai uscita da lì con un pezzettino che se lo fosse portato via, perché sapeva che quanto era importante il lavoro di queste donne, e quindi anche se poi lei era l'artista e tutto il resto, usciva da lì sempre col conto in regola, perché era importantissimo il lavoro che facevano loro e ci credeva davvero talmente tanto da lasciargli il disegno, cosa che non ha fatto quasi mai. Ce ne sono pochissime di cooperative tessili che hanno un disegno di Maria, e poi negli altri casi non ci pensava nemmeno. Cioè non c'è. Ma sempre nel sumato? Sì. Su Isola. Sì, perché il primo impatto lo capisco. Dice, oddio, cosa sta succedendo? No. No, sì, con loro sì. Poi per carità mi sono arrivate delle richieste assurde, tipo una signora che voleva usare il disegno di Maria per fare le calze, per vendere le calze. Sì, ma il disegno di su marmori, anche volendo io non glielo potrei dare. E quindi no, ci sono delle cose dove lei le ha... No,
mano, ma quelle sono poi, vabbè, le sono i tappeti, tutti disegnati da lei, degli arazzi, no? E invece non c'è traccia, per esempio, di lavori che lei faceva in Sarto, negli anni 50-60, o delle mattonelle fatte per la Fiera Campionaria. Esatto. Lei ha prodotto cose incredibili, solo che regalava tutto, no? Esatto, e soprattutto disperdeva. Non ha avuto una che li abbia seguito l'archivio già dall'inizio, no. Questo esatto, anche che poi è semplice, con l'artista vivo in realtà è molto semplice segnare ogni volta che si vende un'opera, ogni volta anche semplicemente che la regala, e uno si appunta sempre nello stesso posto dove sono andate. Ovviamente non è successo, quindi Maria è dispersa ovunque, ma ho trovato un'enorme collezione di opere di Maria, ci sono circa 50 pezzi in Canada. Quindi, nel senso. Ma quanti ne ha fatto in casa? Ripeto, a casa mia, io ricordo questo armadio che era vecchio, era scuro, era tetro. Un giorno venne Maria, citatemi un attimo un pennello, ho preso un pennello e dipinse degli angeli dorati su questo, è diventato improvvisamente un pezzo d'arte, insomma. Quando era invece una roba da rigattiere, da rifinare su. E questa è la lezione di Chiusa, è la lezione dell'Altara, proprio ripuliamo i mobili, diamogli una sistemata, e anche i Melis, è proprio tipicamente sardo questo, ed è in realtà molto la lezione di Chiusa, dove si lanciava su dei mobili antichi, prima li progettava, poi ci davano sopra di ogni, e quindi sì, è molto sardo anche questo, e anche questo è l'attaccamento al... Le tradizioni. Sì, esatto, assolutamente sì. La donna spettinata. Sì, la donna spettinata. Il telaio è ovviamente una delle cose che più si legano all'idea di Maria o all'immagine di Maria, anche appunto per le tessitrici con cui ha lavorato, il fatto che da quando ha iniziato a produrre i telai alla fine degli anni 60, quindi quando è cambiata, ha iniziato a cambiare la sua poetica, e il telaio disegnato, che era prima nei disegni a matita o nei disegni a china, diventa tridimensionale e quindi di legno con materiali di riciclo e tutto il resto, lì inizia un po' la sua svolta, e ad oggi sono le opere che più caratterizzano Maria e che sono più richieste nelle mostre, perché è lì che i grandi storici dell'arte o comunque i curatori vedono il primo cambiamento di Maria, cioè quando ha smesso di essere accademica e ha iniziato ad essere l'artista che era, si è data al concettuale, ha iniziato a seguire quello che era il flusso dei pensieri e a renderlo però materico, e quindi sì, i telai sono proprio il punto di partenza ormai. Cosa c'è? Questi vestiti di cui vi dicevo prima. Non so se ci sono delle persone che hanno anche delle curiosità vedendo anche le opere di Maria. Sì, cioè. Approfittate di Chiara. Che hai studiata. Che sciatto. Non tutto, no. Queste sono le creazioni Maria stilista. Maria stilista, esatto. Qui c'è di nuovo, insomma. In realtà queste che sono delle opere degli anni 2000 qua quasi, stiamo parlando della fine degli anni 90 in realtà, tutte queste linee, queste tensioni, lei le ha sempre avute, perché alla fine l'essenzialità della linea e l'essenzialità del gesto sono quello che poi la caratterizzano dall'inizio alla fine del percorso. È anche quello che definivano il gesto maschile, perché in realtà era un gesto di gomito e non di polso. Maria non dipingeva con le dita ma con tutto il braccio, sono quello che la caratterizzano di più, quindi il gesto è il segno che poi si ritrova appunto in Guido Strazza e nel lavoro che hanno portato avanti entrambi, è dall'inizio alla fine. Il cimitero dei bambini, di nuovo i bambini di pane, le greggi sotto altre forme, che in realtà questo tipo di opera è molto particolare per gli anni, perché queste sono
delle linoleum grafie, ha iniziato ad avvicinarsi a dei materiali che in quel momento veramente si usavano per tutt'altro, quindi erano più magari il materiale che usi per l'edilizia, e lei già dal periodo delle caprette, quindi stava appena iniziando a cambiare un po' le prospettive, prima di tutto ha fatto la tela che è rialzata, questa tela in realtà è sporgente, non si capisce, ma sembra la madre di Nivola, l'effetto che fa di lato è esattamente quello. In più con questi materiali, cioè veramente il materiale più povero, più anche poco malleabile, di sicuro non accostabile all'idea di una artista donna, e lei invece ovviamente si è lanciata su quello. Se devi fare strano, la fai strano per intero. Posso fare una domanda a loro? Sì. Tra quelle che avete visto di opere, c'è qualcuna che vi ha colpito in particolar modo e vi ha lasciato anche un po' sorpresi? L'autoritratto. Un po' per tutta l'arte contemporanea, perché io mi rendo conto che anche trovandosi di fronte a un taglio nella tela di Fontana, uno ha 5 minuti di dubbio se li fa venire, o ai grandi quadri di Miró, uno li vede e pensa, oddio, si droga, e sì, in realtà, però, però bisogna anche saperlo, perché... Non sentitevi mai in difetto, perché poi la lettura di un quadro è personale, a volte è proprio personale, quello che vedi tu non lo vedo io sicuramente, quello che interpreti tu non lo interpreto io. Ma Maria non le commentava mai, esatto. Se glielo chiedeva. Esatto. E lui le diceva, non a caso, cosa scusate, ci vedi? Cosa ci vedi, oppure la famosa frase, se non capisci segui il ritmo. Esatto, cioè male male che va, esatto. Però in realtà era il metodo giusto per avvicinare all'arte, perché davvero avvicinarsi all'arte contemporanea o all'arte concettuale che faceva lei non è una passeggiata, nel senso che poi ogni interpretazione postuma è molto facile quanto per l'appunto molto soggettiva. Lei ha dato delle piccole indicazioni, quelle... è più facile per chi l'ha conosciuta dall'inizio alla fine, non è più facile. Facile, esatto. Per la nipote, più facile per noi, più difficile ragionare la signora. Molto, perché è davvero complicato avvicinarsi ad alcune cose. Io mi rendo conto anche tutti che ripetono la frase era una capretta ansiosa di precipizi. In realtà poi è vero che lei si era presentata come capretta, e quindi un altro tipo di autoritratto di Maria è la caprettina di ceramica. Però c'è anche un altro discorso da fare, cioè
Mentre sentendo quella frase uno pensa, ma è un cucciolo lì ansioso di andare. Maria era una persona per niente ingenua e attenta, una persona libera come la casa, molto. Era agile, era sfuggente anche. Può darsi che avesse voluto trasmettere l'anima della capra, esatto. Però no, l'estetica sicuramente no, era pennina, no, e no, barba e corna, no. Però comunque un ragionamento sempre molto attento a quello che diceva e anche a come si rappresentava. Anche il fatto di essere l'unica che si distingua nell'autoritratto della Iana, lei in realtà non è che sta proprio dicendo sono solo spettinata, lei sta anche dicendo io sono diversa, io vedo le cose in un altro modo, la mia percezione è diversa dalla vostra, e comunque si sta mettendo sul piano dell'arte, che è diverso, non è necessariamente più alto, è solo diverso. Sì, decisamente sì. Anche perché sennò non avrebbe staccato le braccine al presepe della Crespellani. Va bene prendersi libertà, ma era troppa. È vero. E in realtà quello era una cosa tenera nei confronti di Maria, cioè assolutamente sì, della Crespellani, nel senso era proprio sembra seduto a fare una cosa brutta, cioè di pesante capitale. Quella di legarsi. E poi prima sta duratura nel tempo, è stata una cosa effimera, è scomparsa subito. Quello che è durato è il video di Casula e le fotografie di Berengo Garden, su cui poi lei è ritornata, quindi sono il grosso delle immagini in bianco e nero sulle diapositive, poi perché lui le ha dato una serie di diapositive, le ha con il pennarello colorato il nastro e la 81, 5-8 settembre 1981, perché era una festa, quindi è durata giorni, in realtà questa cosa non era all'improvviso, e quindi insomma l'unica cosa che rimane ad oggi sono le fotografie e il video e poi su marmuri che si è riarrotolato il nastro, che è avanzato, e quindi ci sono ancora pezzettini di nastro, qualcuno nelle case ne ha ancora un pezzettino. Però è andato perso, è una cosa che era lì per quel momento e basta. Tornando indietro, a me dispiace che non ci sia Maria Sofia, perché lei è venuta a parlare già del rapporto tra Maria e Giuseppe Dessì, però io mi incanto sempre quando parla Maria Sofia, perché è come se raccontasse una fiaba, un po' la nonna lì davanti al fuoco, i bimbi lì ai suoi piedi. Però io mi auguro che ci possa essere un'occasione in cui lei torna e racconta veramente di questo rapporto che tra i due era così forte. Tant'è vero che sino all'ultimo Maria voleva il ritratto che aveva fatto di Giuseppe Dessì lì a fianco al suo letto, sino all'ultimo. E lui ha chiesto di lei, sino all'ultimo. E lui ha chiesto di lei sino all'ultimo, perché lui lei faceva le magie. Le magie. E quindi insomma sì, quei due si volevano bene decisamente. Maria aveva in camera sua, vicino al letto, alcune piccole opere di altri artisti, alcune cose sue e la fotografia lei è di sì. Quindi insomma sì. Due domande per concludere, Chiara. Se vogliamo conoscere meglio Maria, dove dobbiamo andare? Innanzitutto davvero iniziare a leggere, perché questo libro, i prossimi che usciranno, sono importanti, nel senso che anche il fatto di poter leggere, potersi fermare a pensare a che cosa ho visto, le immagini che ho visto, le cose che ho letto, perché sembra facile ma va davvero digerita, perché tutto assieme è tosta. Sì.
Quindi sicuramente si inizierà a leggere e poi ci saranno diverse piccole mostre, qualcosa c'è anche qua in Sardegna, ora c'è una mostra al Museo Diocesano di Oristano, la prossima settimana inaugura il Museo Diocesano di Lanusei alla Biblioteca della Facoltà di Teologia di Cagliari. Sono tutte e tre mostre che riguardano, ovviamente siamo in periodo natalizio, quindi ci sono i presepi. Abbiamo inaugurato 3 giorni fa a Miami, ma immagino che pochi, se avete voglia, andiamo a Miami domani. Domani a Cardedia o Ulasse. Ulasse è un paese museo in qualche modo. Assolutamente sì. Tutto e un poi bel sì, l'8 marzo siamo a Palazzo Pitti. L'8 marzo Palazzo Pitti. Il giorno della festa delle donne. Quindi hai già risposto anche alla mia seconda domanda. E, allora, l'avete sentita parlare? Questo a dimostrazione che i giovani sono preparati. E scusate se lo dico con un po' di orgoglio, perché a volte si dice sempre che bisogna farsi le ossa, bisogna fare esperienza, invece... sì, noi si continua a studiare, si continua a lavorare, si continua a fare esperienza, però l'esperienza, caspita, c'è. Quindi io ringrazio Chiara per averci raccontato. Le auguro un percorso lunghissimo come Maria, come ha fatto lei. Andiamo a trovare, chiedete, seguite la pagina Maria Lai sia su Facebook, il sito internet, eccetera. E se volete conoscere meglio Maria, c'è il libro, c'è la pubblicazione, la trovate su quel tavolo. Giampiero è qui per voi. E poi le Janas hanno realizzato anche delle cose meravigliose e le trovate lo stesso lì sul tavolo. E poi ancora vi invito al prossimo appuntamento del Dicembre Letterario, venerdì 15 dicembre con Chiara Parenti, che arriva diretta dritta dritta da Pisa, giovanissima che lei ha 37 anni, proprio una ragazza giovane, La voce nascosta delle pietre, edizione Garzanti. Sarà proprio da vivere anche questo appuntamento. Ieri bellissima giornata a Sassari, scusate se vi rubo un altro minuto, perché abbiamo festeggiato il bicentenario, il primo degli eventi dedicati alla scrittrice Jane Austen, e abbiamo ricevuto veramente un'accoglienza fuori da ogni previsione, veramente un fiume di tante persone che hanno vissuto e sono potute entrare nel quadro, nella storia, nell'epoca di Jane. Potrete farlo anche qui a Villa Cidre il 22 dicembre con una giornata interamente dedicata a lei. Ancora grazie Chiara, grazie di cuore a voi.